Bentrovati. Che cos'è la nuova evangelizzazione? È la domanda su cui dobbiamo riflettere oggi. È un'espressione che è stata usata per primo da Paolo VI, poi ripresa da Giovanni Paolo II e poi con i papi successivi. Benedetto XVI ha anche creato il Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione e l'anno della fede è stato organizzato da questo Pontificio Consiglio. Perché i nostri papi hanno dato importanza a questa cosiddetta nuova evangelizzazione? E che cosa significa? Ce lo dice il Vangelo di oggi, che è stato scelto nella festa dei Santi Cirillo e Metodio, che hanno convertito, evangelizzati tutto l'Oriente europeo. Il Signore, nel capitolo 10 di Luca, designò i 72 e li inviò due a due davanti a sé per evangelizzare. E dice: la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nelle sue messe. Cosa ci interessa del Vangelo? Semplicemente, se leggiamo qui, ci rendiamo conto che siamo nella stessa situazione. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Noi sappiamo quanta è la crisi in Europa attuale, la crisi di fede, non solo quella economica, ma anche la crisi di fede che stanno passando i nostri paesi occidentali. È stato un mondo, il primo mondo evangelizzato, che oggi invece ha bisogno di una nuova evangelizzazione. Basta guardare le nostre chiese, basta guardare il numero delle vocazioni per capire che c'è un bisogno di evangelizzare il nostro mondo. Basta anche vedere le difficoltà delle famiglie, le difficoltà dei nostri giovani. C'è bisogno di sentire la buona notizia di Gesù. C'è bisogno di evangelizzare. Oggi i cristiani d'Europa sono in minoranza. Oggi c'è una perdita del battesimo, dei matrimoni, delle nostre messe, la celebrazione delle messe. E allora c'è bisogno di seminare e c'è bisogno di raccogliere. C'è bisogno di seminare la parola di Dio. C'è bisogno di raccogliere i frutti che nascono. E questo è l'invito che i papi, dal Vaticano II in poi, hanno cercato di trasmetterci. Oggi il nostro mondo ha bisogno di una nuova evangelizzazione. E ciascun cristiano è chiamato a questa missione. Prima convertendo se stesso, dopo partendo anche lui in missione. Come ci sono tanti modi. La prima cosa è certamente vivere in prima persona la buona notizia del Signore, perché solo la nostra testimonianza potrà far nascere una domanda a chi c'è attorno a noi. E poi vedere, cercare dove c'è bisogno di un sostegno, dove c'è bisogno di un annuncio, dove c'è bisogno di una presenza cristiana. Ciascuno di noi è chiamato allora a vivere in prima persona questa nuova evangelizzazione.